Magneti Marelli, elaborazioni, esperimento pista dopo Monza, siamo qui a Vallelunga. Che cosa ci raccontate? C'è qui Riccardo e Luca. Allora, è veramente un'ottima pista dove abbiamo potuto provare la nostra vettura e portare i clienti per sperimentare quelli che sono i nostri moduli e elaborazioni. Spero innanzitutto sia piaciuto, la pista è molto tecnica, oggi fortunatamente una bella giornata che ci ha permesso di sfruttare appieno la nostra vettura demo. E niente, oltre a questo, secondo me è stata un'ottima giornata, sicuramente da ripetere. Riccardo, ma un esperimento sicuramente riuscito. Siamo riusciti a portare Magneti Marelli nei track day, dove secondo noi c'è il nostro giusto pubblico, il nostro giusto target. Abbiamo fatto Monza, abbiamo fatto Vallelunga, faremo altro, che dire, bravi noi e bravi voi. Sì, noi siamo molto, vi stiamo seguendo, ci piace molto questa vettura e quello che sicuramente i nostri direttori ci chiederanno è di provarla, quindi prossimamente vi chiederemo di riportare questa vettura in pista, la sottoporremo alle nostre prove, telemetrie, dati e tutto quanto. Luca, con una 500 qui a Vallelunga, davvero speciale, l'abbiamo vista oltre al colore, cambiato rispetto a Monza, sicuramente molto preparata, che cosa avete combinato qui? Sì, allora, partendo da quella che è la 500 Abarth classica originale da 135 cavalli, abbiamo installato i nostri moduli aggiuntivi Magneti Marelli Elaborazioni che permettono un incremento di potenza di 25 cavalli e di un miglior feeling di guida dato soprattutto dal modulo pedale Top Torque. Oltre a questo, come potete vedere, ci sono i cerchi in lega black sempre Magneti Marelli, i dischi forati sportivi fatti da Brembo per Magneti Marelli Elaborazioni, che permettono appunto anche nei track day di resistere al meglio in tutte le frenate. Si è visto qui a Vallelunga, si è visto soprattutto a Monza nello scorso track day. Oltre a questo abbiamo degli scarichi omologati totalmente in acciaio inox, fatti su nostre specifiche richieste e saldati a mano. Inoltre su questa vettura sono visibili soprattutto esteticamente anche le molle ribassate da meno 50 mm. Questo è quanto. Ok, grazie, prossimamente su elaborare.